Allora, coach Onelli, facciamo il punto. È chiaro che il discorso chiaramente l'amarezza c'è, però bisogna comunque anche guardare nel complesso il match che si è giocato lì a Fasano, no? Sì, noi stiamo continuando su questa riga, stiamo giocando bene, stiamo dando tutto, c'è continuità da questo punto di vista, quindi adesso è il momento in cui dovremo cominciare a raccogliere qualcosa. A Fasano meritavamo sicuramente di raccogliere qualcosa perché siamo stati superiori a loro e anche avevamo già la sensazione di essere stati un po' penalizzati dall'arbitraggio, ma rivedendola è stata una cosa che fa male proprio al movimento perché sono state decisioni troppo influenti. Io posso capire una o due fischiate, ma ne abbiamo contate sette che ci hanno penalizzato, ma fortemente, fortemente, tra cartellini rossi non dati, esclusioni e gol annullati, insomma, in un campo come questo, in una partita come questa, già un episodio fa la differenza, figuriamoci sei, quindi non voglio creare alibi ai miei giocatori, loro sanno dove abbiamo sbagliato, non abbiamo già analizzato la partita, C'è anche quello. però queste cose non devono succedere in questo campionato dove società investono tanto e dove i ragazzi fanno sacrifici, soprattutto noi a Gaeta, lo sappiamo i sacrifici che fanno, quindi per allenarsi meritiamo rispetto sicuramente, quindi spero che queste cose non succedano più. Sicuramente. Vabbè, niente, allora Fasano si è dimostrato quello che era, chiaramente che sapevi già, no? Quindi squadra che potevi battere, poi si sono messi queste situazioni controverse che hanno portato appunto alla vittoria loro, ma comunque si poteva prendere una vittoria. Sì, non dimentichiamoci che comunque Fasano ha almeno 3-4 campioni d'Italia, in squadra. Non è che adesso perché si è ringiovanita o perché ha dato via pezzi grossi sia una squadra da buttare. E comunque secondo me è un'ottima squadra, hanno un buon mix, è un campo caldissimo, è difficile da vincere lì e noi stavamo facendo una prova di maturità, avevo chiesto lucidità nei momenti difficili perché sapevamo che ci sarebbero stati, nel piccolo oro dell'entusiasmo dovevamo essere bravi e spegnere questo fuoco che avevano e ci siamo riusciti perché quando poi ci riprendevano noi andavamo su un'altra volta, poi alla fine vabbè, come dicevo prima, insomma, abbiamo dovuto alzare le mani, ma non solo per colpa nostra, quindi però abbiamo questa rabbia adesso dobbiamo assolutamente trasformare in energia positiva e fare qualcosa di buono sabato con Cologna. Certo, oggi è lunedì, chiaramente ancora c'è il pensiero della partita di sabato e quindi sicuramente insomma il nervoso ancora è in giro. Parliamo appunto della prossima gara in casa col Cologna e quindi dovrebbe essere una delle prime due gare, mi sembra, da seguire. C'è anche il derby, quindi non vorrei sbagliarmi, quindi sicuramente è un trittico importante. Sì, adesso abbiamo Cologna in casa, poi il derby di mercoledì infrasettimanale e poi ancora Sassari in casa, quindi tre partite casalinghe, difficili, tutte e tre ovviamente perché sono tutte difficili, ma con Cologna dobbiamo assolutamente portare a casa questi 2 punti per poi affrontare il derby con un entusiasmo migliore e con una serenità, tra virgolette. Che poi sappiamo benissimo, insomma, che il derby non si affronta mai con serietà, però dal punto di vista della classifica, un po' di morale ne abbiamo bisogno perché stiamo giocando bene, non siamo affranti da questa cosa, sappiamo benissimo che i punti arriveranno, però quando ne perdi due così a Fasano fa rabbia e quindi dobbiamo assolutamente fare qualcosa di buono contro questo Cologna che è un'ottima squadra, ha cambiato qualcosa, hanno cambiato qualcosa anche loro, hanno dei punti deboli e dei punti forti, noi stiamo lavorando su entrambe le cose e cercheremo di dare una soddisfazione al pubblico perché comunque sono un paio di mesi che non gioiscono insieme a noi, quindi è ora di farlo. Sembra che hai dato spazio anche al Goran, il nostro straniero, che comunque mi avevi detto che ancora ci voleva tempo. Hai provato a vedere come sta? Sì, noi ci siamo sentiti noi con te lunedì o il martedì, quindi lui poi ha avuto 2 o 3 giorni per provare a fare qualche cosa, abbiamo visto che rispondeva bene. E volevo dargli il minutaggio, in realtà non volevo dargli 40 minuti ma di meno, ma per come si era messa la partita avevo bisogno di lui, lui stava abbastanza bene, vedevo che aveva voglia di giocare, quindi ho provato a utilizzarlo perché mi serviva comunque un certo tipo di esperienza in una gara come questa. Ho capito. Vabbè, niente, una battuta sulle giovanili, se c'è stato qualche No, non c'è incontro, oppure stato avete ancora nessun riposato? incontro, abbiamo riposato e riprenderemo lunedì prossimo, quindi il 25 a Salerno contro il Catanzaro. D'accordo, appuntamento a sabato per questo match contro il Cologna. Sì, assolutamente, abbiamo bisogno adesso del supporto, ma non solo perché io sento già persone che si preparano e si parla di mercoledì, ma
A noi mercoledì adesso non interessa, a noi ci interessa assolutamente la partita con Colonia, noi siamo focalizzati su quello, perché secondo me è una partita molto più importante rispetto a quella di mercoledì. Bocca al lupo. Okay.